Ciao a tutti, io sono Roberta Robian. Questo è Art Beat in Pillole, quindi questi 10 minuti in cui cercherò di riassumere la vita e le opere di un artista. E per questa prima puntata, per questo esordio, diciamo, di questo nuovo corso di Art Beat, vi parlo di Liam Kelly. Liam Kelly è uno scultore irlandese che ho conosciuto un po' di anni fa, appunto, in Irlanda, e che ha vissuto tanti anni in Inghilterra, perché dopo aver conseguito il diploma in Hotel e Catering Management ha gestito parecchi locali tra bar, nightclub, hotel, ristoranti in UK e poi verso la fine degli anni 90 si è trasferito tornando a casa appunto nella sua isola natia, ovvero Achill. Ovviamente in questo momento lui ha sempre avuto questo interesse verso l'arte, interesse verso la scultura che ha potuto sviluppare e quindi trattare in maniera diciamo più continuativa, tornando appunto a casa ad Achille. E la cosa che mi piace di Liam è proprio che il concept che lui crea attraverso le sue sculture, che sono prese direttamente dalla storia della sua terra e anche dalla mitologia, utilizzando un particolare tipo di legno, il legno di Bogwood, che in realtà appunto sarebbe il legno delle paludi. Ma chi meglio di lui può raccontare se stesso? Quindi io ho fatto una piccola intervista tramite mail a qualche domanda a cui lui ha risposto e che spero vi aiutino comunque queste risposte a conoscerlo meglio, a capire meglio anche la sua poetica, così come l'ho potuta capire e conoscere io collaborando con lui a parecchie collettive sia in Irlanda che in Italia. Ho chiesto la prima domanda che faccio a tutti è comunque come procedi, cioè qual è la tua tecnica? E lui mi ha raccontato. Io utilizzo un particolare tipo di legno che è il legno di Bogwood, che è quello che si trova appunto nelle paludi. Nella mia isola c'è una grossa palude, questo legno è praticamente millenario, infatti addirittura risale a circa 9.000 anni fa, e viene estratto dalla palude attraverso delle scavatori meccanici, ma certe volte vado anche io da solo e a mani nude tiro fuori i tronchi che mi servono per elaborare le mie sculture. Una volta preso il tronco, quindi lo porto in un luogo asciutto nel mio laboratorio dove si deve appunto asciugare, procedimento abbastanza lungo perché ovviamente più grande il tronco più tempo ci vuole per asciugare. Una volta asciugato comincio ad osservarlo in varie angolazioni, quindi gli ci giro intorno e lo guardo ed è lo stesso legno, è la stessa forma che ha questo legno che mi suggerisce l'immagine. Una volta che io ho trovato l'immagine che mi ha suggerito il tronco che sto osservando, comincio a lavorarci per rifinirla e definirla attraverso ovviamente tutti gli strumenti che si usano per la scultura in generale, quindi scalpelli, eccetera. Una volta finito, quindi raggiunta la forma desiderata, lo lucida con la carta vetrata, quindi gli dà una certa omogeneità come dire, lo alliscia in qualche modo, ecco, lo lavora ulteriormente, lo rifinisce in questa maniera. Ovviamente per enfatizzare la sua lucentezza, lo lucida con la cera d'api, quella chiara, così il legno esce fuori in tutto il suo colore naturale, che è molto bello, un bel tono caldo. O naturalmente lui dice: io prediligo sempre forme che mi suggerisce il legno, ma non solo dal punto di vista della forma del tronco stesso, ma anche dal fatto che secondo me, ed è vero, questo legno racchiude e riassume secoli e secoli di storia che poi sono la storia della mia terra. Quindi lui è molto focalizzato sulla storia e sulla mitologia irlandese. Altra domanda che gli ho fatto, ho detto quindi perché solo ed esclusivamente il Bogwood e non altri tipi di legno piuttosto che ceramica o pietra, eccetera? E lui mi spiega. Sono rimasto affascinato fin da piccolo
da questo tipo di legno e dal fatto che nascesse dalle paludi, perché poi intorno a questo legno, intorno alle paludi, si sono sviluppate anche tante leggende popolari. Una delle più interessanti è quella che riguarda il momento particolare del crepuscolo in cui a volte si vede una luce bluastra. Questa luce bluastra è dovuta all'elettricità statica e secondo questa leggenda pare che quando si vede questa luce è un chiaro segno che la piccola gente, ovvero i gnomi, i folletti, stanno preparando la loro cena. Quindi lui è molto focalizzato quindi sulle storie tipiche irlandesi, sulla mitologia, ma anche sulla storia, non soltanto la mitologia, le leggende popolari e folcloristiche. Altra domanda che gli ho posto, ovviamente, che nasce spontanea, dice: cosa consiglieresti ai giovani che vorrebbero intraprendere un percorso simile al tuo? Naturalmente lui dice: io consiglio comunque di prendersi un diploma in un'accademia di belle arti, dopodiché provare, 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 perché più si lavora, più si affina il proprio stile e più si arriva a trovare quello che è anche la propria tecnica, quindi una tecnica personalizzata che consente quindi di emergere, di fare emergere quello che è il nostro stile, che magari è nascosto e che viene fuori solo attraverso tanta esercitazione. Altra cosa che lui consiglia ai giovani è quella di non copiare, ma di lasciarsi influenzare ed accettare tutti i consigli, specie quelli gratuiti. Oltre a questo, lui consiglia naturalmente tanta curiosità, quindi di non smettere mai di imparare e non sentirsi mai arrivati. Altra importante domanda, che è quella che viene subito dopo, è: quali sono i tuoi progetti per il futuro? Naturalmente, lui mi ha detto e mi ha dato anche una bella notizia, che ha da poco aperto una sua galleria d'arte. E quindi il suo lavoro è focalizzato sostanzialmente da qui a 2 mesi nella elaborazione e la struttura della programmazione di questo nuovo suo progetto, appunto, di questa galleria d'arte. È interessante sapere anche che lui sta elaborando un altro grande progetto con l'Irish Art Society, che è un'associazione governativa che aiuta gli artisti irlandesi, dando anche finanziamenti, sostegno, location, eccetera, per incrementare gli artisti contemporanei emergenti e per dare quindi anche importanza e valorizzazione non solo alle risorse umane, ma anche al territorio. Ce ne fossero. Grazie quindi a questa società, a questa society, a questa associazione, sta elaborando anche un altro grosso progetto, oltre ovviamente a lavorare a varie commesse che gli sono state fatte, perché voi sapete, lui è molto richiesto. Ha tantissimi contatti, non solo in Inghilterra, dove ha vissuto tanti anni, ma anche negli Stati Uniti, Medio Oriente, e il resto d'Europa, quindi è un artista molto quotato e molto richiesto. Per saperne di più, naturalmente, io vi invito sia a leggere il blog, quindi l'articolo a lui riferito, che troverete qua sopra, in questa qua su. Oppure lo potete trovare in rete tranquillamente, perché lui è molto presente in tutti i social network più interessanti, più importanti, come Facebook, LinkedIn, piuttosto che Instagram, Google Plus. E se volete vi posso dare io stessa altre informazioni a riguardo. Naturalmente qui troverete anche foto, io cercherò quindi di farvi vedere più opere possibili dell'artista, sia nel blog che nella fanpage appunto di Artbeat. Credo di aver esaurito, diciamo, in 10 minuti, correndo, quelle che sono invece tanti anni di attività artistica che tuttora porta avanti con grande successo. Con Liam abbiamo fatto tante mostre insieme, per cui so come lavora, so che è anche una persona molto umile, molto disponibile e un grande manager, un grande anche organizzatore di eventi, devo dire. Insomma, unisce, diciamo, oltre alla
la sua abilità artistica, anche questa capacità. Io adesso vi saluto, vi rimando alla prossima settimana, parleremo di un altro artista, spero che vi sia piaciuta questa piccola, come dire, intramuscolo di vite e opere di Liam Kelly. L'artista della prossima settimana non ve lo svelo perché dovete rimanere in attesa fino a lunedì prossimo, intanto vi auguro una buona giornata. Buon inizio settimana e buona arte a tutti. Ciao da Robian. Ciao.